Raga, volevo fare un blog, finalmente è arrivato il nuovo disco del. Allora, Barboni, sgomberare l'edificio che mi Che cazzo succede fuori? Questa puzza di povero smart. Uè, Daniele! Gualtiero, cosa stai facendo? Cosa Vieni fai, su! Daniele, in mezzo a Barbolandia? Gualtiero, vieni su, cosa fai no, lì? Ho comprato tutto il quartiere, devo fare il parcheggio delle smart. Ma che okay, cazzo di cosa stai smart, dicendo? Business, ma vieni su, Gualtiero, non stare lì, ma vieni posti, su. Ci sono più posti, più business. Allora, cosa fai lì? Ma Hai voglio. Fatto il cappotto? È uscito il disco del cappotto, sì, ho Hai fatto il fatto cappotto. Anch'io l'ho fatto, a Courmayeur su, con 110%. Però io l'ho pagato 110% delle volte. Ok, vabbè, ma te sei sempre esagerato, Cashmere, Gualtiero. Me l'ha fatto lì, Senti, no? Vorrei ascoltare il disco di Dogo. Cappotto in Kashmir l'ho fatto io. No, comunque devi evacuare. Dovete evacuare. Chiudi sta roba che ci cacciano i vicini. Vieni su. Mi svaluti l'immobile. Vieni, io non lo conosco. Io non lo conosco. Io non lo conosco. Ciao, ciao. Dai, ciao. Evacuare. Vieni su, vieni su. Felice da conoscere! Ragazzi, figli della me. Stai facendo la merce. Mi fai paura. Hai finito? Sì. Oh, che buon odore. Sentite, allora, visto che è un gruppo che andava di moda 18 anni fa, io ho tirato fuori una maglietta di 18 anni fa. Circa! Perché? Perché minchia ero rappuso prima di te, pezzo di merda. Club Dogo, cazzo, Reunion, il disco più aspettato nel mondo. Game over forever per tutti. Game over? Game over? Ah, una cosa, come avete visto, è venuto a trovarci Gualtiero perché lui è molto amico di Gue. Sapete che lui, sa, finché non finisce tutta l'allegria, parla un po' tanto. Quindi ha fatto diversi interventi. Non ci saranno tutti nella rete. Action, però li potete trovare tutti se vi subate al canale. Detto solo per gli questo, abbonati. Fammi solo per gli attimo, abbonati. Non ho ancora detto una parola. Non lo so, se di che fichi. Abbiamo un problema. Siamo indipendenti e non siamo pagati a nessuno. Io dico, questo non è un problema, è uno stato di grazia. Sì. Sì, ma serve il vostro supporto. Lasciate un piccolo like, che a voi non costa nulla. A noi supportate tranquillamente il nostro canale. Se non sei iscritto, iscriviti. Commento importantissimo qua sotto per parlare anche della discussione dei Dogo, perché io, raga, sono un fanboy. Non so se lo sapete. Cioè, che la community comunichi. Community comunichi. E quindi andiamo. La reaction integrale totale ai Club Dogo, senza i tagli, quindi ascoltiamo tutte le tracce. La trovate solo per abbonati, sì. Con gli interventi di Gualtiero. Dai, con tutti gli interventi di Gualtiero. Ma noi come facciamo a sapere che Gualtiero interverrà? Ah, perché poi loro pensano che è una persona reale, Gualtiero, è finta. Non è reale, Gualtiero, guarda, io ci parlo, cioè io mi ha fatto un regalo. È il metaverso, raga, misteri del metaverso. Mi ha fatto un regalo. Regalone. Ma quindi chi mi ha fatto quel regalo? Che cazzo. Faccia rotta, allora cosa c'è? Disco dei Dogo? Hai visto che schifo di copertina con sta coca ancora? Che cos'è che c'è che non va bene? La panetta col Dogo. Non ti piacciono il cane? Ma quello è il Dogo, è mitologia. Non hai studiato a scuola poi di mitologia greco-romana latina? Un cerbero, non è un cane. Che c'è anche un podcast, è bello, funziona. Non ti piace? Sei rosichi, cos'è che c'è? Cosa c'è questa copertina? È normalissima. Una busta di cocaina ancora nel 2022. Vabbè, ma perché c'è la plastica? Ma la plastica la ricicli, Pazzarotto? Non è che devi buttare lì, sei mica in India, che sbutti tutto per terra e poi però bevi il piscio della mucca perché è sacra. La plastica va bene, la plastica, la ricicli, Pazzarotto. 70% di riciclata a Novara, grande. Senti, Michele, dai, vorrei giusto, sentire il disco, bene. Posso sentire il disco? Il retro l'hai visto la copertina? No, come hai fatto? Il retro, guarda il retro. Non si può vedere il retro. Come c'è? C'è un grande prodotto di manufatto di artigianale locale, proprio di fatto a mano, artigianato, manufatto, fatto a mano, fatto ad arte, arte fatto, soprattutto fatto, hai visto? Non ti piace? Cos'è che non va? Ti va bene niente, tutto normale. Io non ci vedo niente. Voglio sentire il disco. Non ci vedo niente di normale, tutto normale. Gualtiero, ti prego. Vieni ancora a chiamare ascoltare i dischi. Mi devi toccare, vai a chiamare Baro. Carlo, Carlo, che me Baro? Non esiste Baro. Carlo, Carlo e Daniele. Diventate un po' grandi con questi soprannomi da Pokémon. Carlo, Carlo. Che anche due coglioni quanto mi sta addosso, però io te lo anche dico, tu ti metti a parlare delle cose scontate, è normale, capito, ma è normale, ma cosa c'è di strano? Panetta disegnata da Luci. Luci, da Panetti. Luci, non Luci. Vai, Luci. Luci. Prima canzone, allora fammi vedere i featuring, sono curioso. Elodie, Marrakesh e Sfera. Elodie Marrakesh e Sfera e basta. Di Marrakesh l'ho tirata dentro. Elodie ha fatto un disco di Cristo quest'anno, raga. Voi non siete pronti per. Ha fatto per anche dei live molto interessanti. Non siete pronti per l'EDM che ha portato Elodie sul palco. C'era una volta in Italia. Oddio, quanta emozione! Ah, quindi questo è il classico loro politico. Mo stai zitto! Cristo! È entrato un minchia di boom bap e mi parli sul boom bap all'intro! Credo che sia il classico loro politico, sai. Sì, vabbè, qua. Me lo puoi dire dopo. Ma leva il titolare al braccio. Dio memmam. Dio memmam.
Dio meme. Dio meme. Sa che non è Dio mimo. È porco il... Sta perché il rap ci fa schifo. Cardo for the people. Sono De Niro il mito. Sono Servillo il divo. Tu sono ben plagato da Berlino al troverato. E tu col tuo azzerato. Corse nei vasi Ming. Col cielo in costante dream dream. Sono passato del cazzo. Qui nascamo tutte con giacche di balle. Il primo disco che ho prodotto con le banconate l'erce. Che la musica ti salva. Che bello il rap. Sto lino alla marmaglia. La marmaglia. La gente mi ha dato questa medaglia. Per fare la storia. Non per fare le storie. Mi hanno aspettato italiani. Magrevi, albanesi, mi son fatto il set, ho preso 2 anni e 3 mesi. Sono solo jeans e dentro non c'è un rapper. Primo 9x21, frate Glock 17. Con i centri cerco di farlo. Mi schiavate lo sciroppo ed intanto l'hip hop è morto. Sono qui per farvi nacca dentro l'8-08. Fate oh. Italia, dove la strada ti abbaglia la Madonna, musica. Meno male, meno male. Sono arrivato al top tutto da solo. Madre mia, chiamavo con la debito tre disperati. Siamo diventati icon tutto disperati. Scoppiamo i fuochi, ti figio sulla detto come un insulto. Mettetemi gli ospiti all'hotel plaza. Togliete i piedi dal tavolo. I capi sono tornati a casa. Per me va bene così, per me si può chiudere. Boh, vale, 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 non fa male. Mi schiavate lo sciroppo, intanto l'hip hop è morto. Ma tutto, tutto giusto, tutto giusto, tutto giusto. Tornata, mi aspettavo più politica, sai quelle cose, sì, invece no, sì. Solo autoreferenziale. Autoreferenziale, figo. Ci sono delle piccole frecciatine che Jake non ne manda mai a dire. E secondo me è politica anche questa in realtà. Prendere una posizione così tanto su un genere è molto politico. Tirato. Mafia del boom bap. Speriamo che parli di Michele. No, non c'entro un cazzo col boom bap di Michele. Ah, c'hai ragione, stronzo io. Madonna, stai pronto, Don Gio, bravo che non hai fatto i ritornelli, Don Gio. Quei problemi faccio scorrere il carrello in pallino. Sti quattro scemi sono la Kixner. Si spinge e fa foto ai ragazzi. Un cane al posto del cuore. Faccio insomma il motosega. Voglio il fappone sulla traccia. Sono fornia come Derek. Non mi sento più di fatto. Arco merda. I rapper si vestiranno da rapper. Voglio la merce in sala come Beppe. Come è... quando in sala Beppe. Come quando in sala Beppe. Perché viene a casa sua bel caffè. Il disco scarica la pistola. Mamma mia, scarica il disco. Cammino come parlo. Se l'ultima cosa che faccio precisa di pizza. Preferisco la droga al cazzo. Ho 1000 colpi fanno mina. Adesso il sedile del Bentley. Questa roba è odio. 4 strofe. Mandela in vittura con spara. È il terrorismo delle rime fatte poco haram. Senti la roba come numero uno. Però Dogo is back e tu non sei invitato alla reunion. Come le... E lo sapevo! Gesù Cristo! Okay. Sì, Cristo Dio! 2 su 2! Se non metti gli scratch sei un coglione. Comunque è meglio gli scratch dei ritornelli cantati da Donjo. 2 su 2! 2 su 2! Bene, bene, bene. E quindi siamo già più della media di quanto immaginassi. Oh, gli dici di non rompere i coglioni? Non c'è Beppe Sala, no, no, Gualtiero, no, ma... No, 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 stai fuori. Dai Carlo, comprami le sigarette che le ho finite. Dai, dai, facciamo, ti ascolti la musica di Joe. Non ti fanno entrare al night con queste scarpe da tennis ancora. Allora com'è? Guardiamo, stiamo lavorando. Stiamo io lavorando. Sempre lavoro, io sono il business. In persona, in personification, business. E allora? Mi stai spezzando le vibes, io voglio sentire il pezzo. Spezzo le corna, te no. Pokémon. Allora, senti, rischio il Club Dog. Sai che io, Mr. Fini, conosco benissimo Cosimo. Tu lo chiami Gue perché siete tutti i nomi da tuber, tutuber, turbe giovanili, i Pokémon. Citazioni, così a Mr. caso. Fini gli ho fatto fare io il disco, eh. Come? Io ho detto, dai, io lo chiamo Cosimo, non è che lo chiamo Gue come voi ragazzini. Cioè, mi devi toccare però. Io ho detto, ascolta Cosimo, facciamo un disco da grandi, non aver paura di crescere, non aver paura che queste scarpe a tennis non ti fanno entrare al Fantasy 95, che è il night che gestisco io lì su a Courmayeur. Non mi hai pagato Courmayeur, non mi devi toccare. Venite a trovarmi il night Fantasy 95 su a Courmayeur. Voglio fare una serie solo su quella roba. E io ho detto, fai un disco un po' bello, un po' da grandi, un po' vestito bene, chiamalo Mr. Fini, no? Perché sei Fini te, non è che sei quel pechino all'anagrafe, la gente ti deve riconoscere, vesti
un po' da grande, gli ho detto. E allora non voleva, sai, convincere, sì, giù, de chi, là, patapim e patapam. Alla fine, patapim e patapam, l'ho convinto. Come? Mr. Finn, che è anche un po' international, no? Mister, no? E infatti è un bel disco quello. Come l'hai convinto? Sì, de giù, de chi, là, patapim e patapam. Alla fine le ho tirata dentro e l'ho convinto. Patapim. Bel disco, Mr. Finn. Adesso questo lo so, devo ancora ascoltarlo. Io vorrei ascoltarlo, vai, per favore, così me lo sento. Ma sai che ho beccato di là, in sala? Chi? Sala! Io me ne prendo molto di distanza. Sai che ha fatto tutta la campagna pubblicitaria, il Duomo, sì, la metro, sì, no? E c'era tutto questo trick e ballacche, no? Che non sapevano come attaccare i manifesti, i scistioni, no? Che la colla, no? C'era un po' di problema con, sai, tutti gli i gianini che attaccavano, no? Ci abbiamo detto, guarda che non serve per forza la colla per i cornicioni qua, per attaccare i manifesti. E cosa hanno usato? Cioè acqua e farina. Io ho detto, mi raccomando, farina 00, no? E quindi devi vedere che bello, una cosa bellissima, chili e chili di farina, no? Solo che poi una certa, come non è, non è rimasta neanche più un grammo. Ma le mie sigarette, Carlo, le sigarette! Madonna, che asciugo! Pensava, la farina, Mr. Fee, tutto lui ha fatto, madonna. Ma si prende i punti si ha, Gualtiero, sui dogo? Dei punti sicuramente. Oh. Nato... micropunte ha preso. Micropunte. Nato per questo, con Marrakesh. Possiamo, minchia, ho 30 minuti per ascoltare una canzone. Ecco, quello è l'asciugo. No, capito. Ma siete tutti così a Milano? Produzioni per ora 2 su 2, wow. Non è una marcetta, cos'è? No, oh, è un... un rullante. Ora, in questa vita troia che scopa e non si innamora. E tutti si ubriacano per in grande. Madonna. Nuovo sangue, tutto per la mia princess del rock. Sull'asfalto in un assago, 50 per il pezzo. Il mio dizionario, un sicario, benicio, 4 zero in un orario. Sono questo, sono Jake. Sono la voce della cena. Faccio ancora quelle cose che dite ma non fate. E ancora sto seduto sulle Range e le Lotus. Merda pagata troppo come il tofu da Nobu. Come voi che siete bussi con il cazzo attaccato fra Lady Boys. Ancora la stessa banda di bandolero, svestiti di nero intorno e vado in para per i guai. Fratello sin nessuno, per nessuna, per fortuna. Sono nato per questo. Ciao. Sono la voce della coro bianco che brilla, quadrante in verde oliva. Ricorda un po' la mia pelle, carote che va in Sicilia. La mira solo un padre in questa storia, ma senza misericordia. Mangio ancora i miei figli come il quadro di Goya. Riempivo fogli per noia, Gesù due leggi semplici. Con gli sbirri non ricordi, con gli amici non dimentichi. Guarda lo stato fra la casera sola. Sono certezza. Nato per questo, sono la voce della città. Sto trattenendo l'emozione lacrime perché sì, ho un magone incredibile per quelli, per il suono. Mi sembrava il ritornello un mix di voci tra Jake e Don Joe. Un'altra cosa, come può piacere questo disco a un ragazzino che ha sempre ascoltato la drill o la trap? Eppure questa roba piace a noi. Mi hanno chiesto, fate una playlist per riconoscere un po' l'old school, capire da dove vengono i dogo e le cose. Proprio mi hanno chiesto una playlist solo vecchia. Solo quella, solo roba vecchia. Top Alternative trovate tanta roba vecchia, nuova. Sì, che è la nostra playlist di Spotify. Se Top Alternative Music by Arcade Boys, trovate il link in descrizione. Comunque adesso poi metteremo anche un brano, è difficilissimo scegliere, questa è alla fine dobbiamo sentire. Marra qua mi ha fatto un magone. Un marrone. Non lo so perché. Non lo so, questo disco mi sta ammazzando. E siamo a 3 canzoni, mi sta ammazzando. Non capisco se è... Se è Gualtiero che mi rompe i coglioni. La tachicardia. Se è una questione di vibes, di roba che non tornerà mai più. Se è una roba che... che tornerà è, e quindi è l'ultima... mi fa sentire no, giovane. Questa non torna. Questa così fatta in questo modo non torna. Eh sì, devi essere bravo a farla. Vai, Malafede! Madonna, i campioni. Sì, cazzo, sì. Anche un bastardo come me che non ha pianto manco quando è morto il padre. Con un'esistenza storta, sulla mia scorza ha fatto questa vita smorza. E vestito firmato, ogni scheletro nell'armadio. Un cavo, cerco l'amore ma dopo l'orgasmo non lo provo. Metteresti tra di fuori sotto terra. È una bomba. Il sole. Il male dentro non si vede. Sono solo un uomo che mi ucciderà. Vedo. Sono vuoto a perdere anche se ho vinto. Dove vivo ero finto è il contrario. I soldi non li fai col prodotto ma col taglio. A Milano è
sempre in decotico. Queste strade scopano, ma con chi le accarezza, con 500 HP nel cofano. Giovanni G, musica che ho amato, oramai è una festa in maschera, ma io ci sono andato soltanto con la mia faccia. Ho lato scuro, io non c'ho il mare fuori, frate, io c'ho il male dentro. Il male dentro non si vede. Trammessa in culo, Don Joe, la mia eredità, cercatela se volete. Come? Trammessa in culo, Don Joe, con i ritornelli, Sì. Bello, però se li fai bene, dai. Don Joe, l'intervista a Don Joe la trovate qua sul nostro canale. Madonna, raga, che botta. Sì, questa è quella un po' più quella del, emo. Del taglio sul, non guadagni sul taglio. Puoi applicarla in qualsiasi Anche sulla musica. Esatto, lo stavo pensando, dicevo, minchia, mi sembra un po' sforzata questa roba. E invece poi ho pensato, minchia, ma sta parlando di tutt'altro. Io penso che quando Gue vi ha messo, Gue ha dato il featuring nei vostri album e l'avete pagato abbia bene. Dato l'1% di quello che è Gue. Beh, l'abbiamo detto in tutte le reaction che gli abbiamo fatto. Ma sì, ma adesso tu ce l'hai, capisci, sei palese, perché? No? Non è che sei invecchiato, Gue, e allora non riesci più a farlo e fa solo le minchiate nei featuring. No, Gue è questo. No, la differenza tra generazioni. Tra generazione, tra puoi dare tutto subito finché hai 18 anni, poi sei un bollito e non sei più capace a fare un cazzo e ti rovini subito. E chi invece più va avanti più migliora, perché è tutta esperienza. Esatto. Anzi, migliorare, vabbè. Vabbè, senti, King of the Jungle, secondo me adesso dopo Malafede questa sarà tipo benvenuti nella giungla. Infatti ripresa. Io mi sto già spostando perché so che partirà un balletto. Guarda, balletto? Questa, un barletto, vorrei un dire. Barletto qua partirà. Vai. King of the Jungle. Chissà se mettono la jungle. Il campione, sì, è quello che o la jungle, vai. Oh sì. I'm king of the jungle. Ai tempi dei lotti al parco, ancora quando vengo fuori fate schifo al parco. Yeah, ricoloso genio ribelle, me temo. Sai che la furia è scritta in Wikipedia. Gorilla nella nebbia, frate, gorilla nella nebbia, tipo Levi Strauss. Guardi, vai in quattro parti. Oh mamma, citazioni che si sprecano. Come urla quel pazzetto? Vero? Ehi, Madonna. Eh sì! Wow! Quindi? Mi aspettavo di più perché è una critica, io sono un critico, devo criticare. Ma allora, critica le cose giuste. Non c'era dentro il featuring di Sean Paul, non hanno detto Buyaka, non hanno detto Bombo Clat, non hanno parlato abbastanza di Cannette per essere un pezzo reggae, per me no. Ah beh, certamente. Scusa, devo fare la critica. Adesso faccio anch'io la critica. Sono tornato a 18 anni. King of the Dancehall. Allora, se vi piace la dancehall, chiamatemi. No, a me non piace adesso, mi piace come la fanno loro. Non mi è mai piaciuto adesso, non ho mai ballato adesso, ma questa roba è di una contaminazione. Ti sei perso delle scopate, certo. Una volta io avevo dato inizio a una gangbang. E io c'ero, poi te ne sei andato. Purtroppo poi sono dovuto andare a lavorare, sono dovuto andare via e loro hanno approfittato della situazione. Proprio il periodo Dogo, secondo me, se non sbaglio. È il periodo 2003. Piazza delle Erbe è iniziata. Sì, era iniziata proprio. Un giorno la racconteremo. C'è ecco. Milli, ritardello. Milli, perché Sfere Basta parla dei soldi. Sì, stavo pensando, perché Sfere Basta? Perché se ci pensi è quello che ha fatto il loro percorso. Dopo tanto tempo, ragazzo che è diventato famoso, poi ha fatto anche la roba commerciale brutta. Super commerciale. E poi, quando è tornato con un disco che ha fatto veramente un disco bello. Quindi secondo me è giustissimo Sfere Basta. Window shopper sbavano sul vetro, bro. Lambo Gucci Rolli fanno fare questi frusta. Canna dalla Grey Goose, 3K per le mie shoes. Di Coco Cucci in una tracca alla Gucci. Yeah, col Gavi dentro i Pampers. Il cavallo viaggia con la Melli. Da quando siamo bimbi pensiamo a fare mille. Sto cercando di capire. Sta Detroit. Prima di Lacoste ero molto più low cost. A più non posso. Notizie su TG che poi che arriva di rosso. Ma sto campione non mi viene in mente. Ho fatto questa scena perché è mia. Soltanto qui puoi stare in cima. Devo soltanto fare un milli come Lil Wayne. Ho pisciato in testa a tutti, non basta più il tuo way. Circonvallazione nord.
Mercedes. Sto pompando i dopo con po' Jessica nel backstage. Cash, ero solo un marmocchio, sai che esco dal fumo delle marmite. La bamba, il fumo e le kit. Dentro la banca col mitra. Soltanto con i tindi tu. Bella. Oh, per attitudine non è la mia prefe, però. No, però è bella e sono stato con i milli qui puoi stare i cilli. Belle che le autocitazioni, anche Sfera, credo Il mio mondo, Le mie regole abbia citato. Sì, bella questa cosa di autocitarsi perché siamo già noi la storia, tra virgolette. Esatto. È proprio questo, sì, anche go. Il featuring che non si che manca. Sfera ha fatto Sera, giustamente. Fatto, non ha fatto il boom bap come ha fatto nel suo disco. Bel disco l'ultimo di Sfera. Ti dico, meglio così perché Sfera è iconico in quel modo lì. Però ha detto. Sì, giusto, no, al testo non c'è problema. Perfetto. Sono perso una citazione nella produzione. Se qualcuno mi aiuta, perché mi viene in mente Il campione, ma non ho idea. Ho passato mezza canzone a capire di dove cazzo venisse Il campione. Sì. Visto che è piena di citazioni, proprio la canzone. Poi, raga, questo è il primo ascolto che facciamo. Il primissimo ascolto. Sì, da fanboy. Da fanboy. Quindi, bello anche il prima delle chiusure delle barre, della strofa. Il beat cambiava e dava un senso di qualcosa che stava per arrivare. Sì. Quando facevo così, Rise. Con la mano. Rise again. Senti, dicevo. Perché ti ho detto da fanboy? Perché lo sto ascoltando da fanboy, cioè, nel senso, mi sto facendo passare anche, che ne so, cose sì, che. Sì, vabbè. Ma non mi hai fatto un cazzo. Cioè, forse è questa la è figata. Un disco del Club Dogo, però giusto, cazzo. Sì. Giusto. Sì, la mia paura già sì. dalla seconda era questo passata. È doveva uscire dopo Penna Capitale. No, questo no. Lì in un mondo perfetto. È stato giusto che ci sì, sia un, perché in, sono cresciuti in, tanto. In un mondo perfetto di B-Boy questo sarebbe dovuto uscire dopo Penna Capitale. Non sarebbe dovuto uscire Penna Capitale. No, Penna Capitale era bello. Andatevi Penna Capitale, scusa, noi no, siamo il club. No. In sbatti. Ciao, Don Gio questa ha scelto dei campioni assurdi per sopprimere. O-G-O-D-O-G-O. Hip hop italiano, fare la soundtrack delle pop. I primi veri con i veri problemi con i cops. È vero! Flu questo stile gigante che addosso drip. Prego pierimi. Rimetto indietro. Perché? È una bellezza aprire i crediti e vedere soltanto tre nomi. Sì. Madonna che bellezza. Sì, come bei vecchi tempi. Se anche tu sei un pezzo di merda fanboy come me, lascia un like, porca puttana, che gliela mettiamo in culo a Barlo. Immaginando sotto le note di Morode. Vita incredibile. Wow. Kenshiro, prendi l'aria di Kenshiro. Kenshiro. Ma alla fine è il cavallo di Raul vola. Ti faccio una sega a quattro mani. E niente, 2024. Posso piangere. Mi sto proprio trattenendo. Mi state facendo commuovere, raga. Io non piango neanche quando. Cioè. Io non piango quando è morta la sorella. Figlio di puttana. No, per dire. Il tuo sguardo non mi fa tenerezza. Bella, questa è la mia prefe. Posso dirti che è la mia prefe, anche se non è sì. la più hardcore. No, puoi dirlo tranquillamente. Okay. Barlo, siamo nel 2024. Ed è uscito. Mentre. Tipo, dicevo, no, non ci credo 2024. Madonna, raga. Che bello. I Dogo nel 2024 male. Che fanno una roba incredibile. Meno così. Male. Meno ma anche il ritornello bello, 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 allora, bello. Quello bello, non puoi bello, parlare. Bello, no, bello. Non puoi parlare di perché? Quello. Perché è che un'aria che viene praticamente sì. quella. Secondo me Don Gio doveva cantare nel Cavalieri. Quelli erano. Non è il Cavalieri Re. Che cazzo è Piero Pelù? Sì, vabbò. Raga, mi potete commentare se anche a voi vi ha fatto piangere? E quanti anni avete che ascoltate sta roba? Perché è importante anche per me sapere come e con chi relazionarmi. Soli a Milano, featuring Elodie. E qua tutte le ragazze che guardano la reaction in like e scrivere presente. No, perché ma per loro Elodie. La odiano Elodie perché è bella e forte e ha fatto un disco di merda, della Madonna. Di merda, no, dicendo no, di merda. Per me, stavo dicendo. No, non è vero, Elodie, disco di Cristo. Punto. La nebbia dallo smog come la nave di The Fog legata alla strada perché in strada che ancora sto se ce l'ho fatta qui l'esse ho una madonna d'oro al collo una madonna d'oro in cielo solo tempo torno e caccio gli infami via come Gesù dal tempo palazzi da sempre intrappolati nel traffico come un taxi pensi da certo pensi da verde ogni
ammazzi, decidi. Questa notte dobbiamo rimandare. Spacco tutto. Ci è salito il 90. Adesso scusate. Dammi la bonza. No! Raga, disco dell'anno. Te capo, raga. Pull up! Io non ci sto credendo. Qua 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 qua! Pull up! Ma tu settimana scorsa abbiamo sentito, per tutto rispetto con Simba, quello che vuoi, è molto bello il disco. Ma tu settimana scorsa avresti mai pensato a questa cosa? Dicevo sì, vabbè, ha fatto quelle due canzoni belle. Sgrattugiata come l'ha messa in vendita. Invece puttana miseria, si sono divertiti. Ma il fatto che regalano i tatuaggi del Dogo? Perché io non ce l'ho? E perché è un hater. Cioè, è vero. O qua me lo faccio. Con i Transformer. Pezzi da 100, benzina verde per i ragazzi. Oh, ma che cazzo vuole? Dai, no, minchia, vedi? Ma che cazzo vuole? Ma mentre la canzone. Oh, Gualtiero. Daniele, basta parlare di una tele reaction! Basta, parli a macchinetta! Fai venire l'ansia! Tachicardia, fai venire l'ansia! Daniele, basta, gestiscila! Mi fai venire l'ansia! Vado a nascondermi un attimino perché mi fai venire l'ansia, Daniele! Io non lo so, c'è neanche più un grammo di allegria qua! Fai venire l'ansia, mi nascondo! Oh, ma perché è andato via tutto imparanoiato? Gualtiero, cosa gli hai detto? No, niente. Cosa gli hai detto? Io non voglio. È andato via a nascondersi, ha detto. Non voglio saperne un cazzo. Comunque eravamo ritornando di Elodie. Sì, madonna, un fine a maio. Ma gli hai detto di non entrare più, per favore? Guarda, ha detto, è andato a nascondersi, mi ha detto. Adesso poi boh. Infame non sarò mai, codici samurai, non riesco a far rimanere qua. Come subsonica, tu fai brutta figura, la mia figura è retorica. Fai il testo, questa è la musica plastica. Il nano che ti saluta dopo che ti mastica. Girano le ruote di stomacardi. A chi è solo sogno infranti e non sa interpretarli. A chi sta cercando istanti e non sa controllarli. Io lo so. Che disco? Solo mi ammirano qui, sangue nella cattedrale. Se c'è. Oh, Don Gio. Come nei vecchi. O per tirarsela. Potrei come mettere quattro scratch qua. Nei vecchi. Eh no, perché poi non puoi prenderti e farci freestyle. No, lo allungavi e con la fianca di scratch. Non puoi fare 8 minuti di canzone. Sì, che puoi, sei Club Dogo. Sì. Questo è vero, okay. Però devi anche sottostare a qualche regolina di mercato. Senti, sono tu dici, no, è canzone di Mephist, produzione di Mephist. Cioè qua c'è un adattamento, una rielaborazione. C'è tutto il campione, in Mephist non c'era tutto il campione. Chiaro. Qua riprende, sì, però poi magari la gente, sai, quelli che non conoscono veramente tanto questo. Sì. Vanno a raccontare minchiate. Qua no, qua ragazzi c'è un lavoro di Cristo. Si vede che si sono divertiti, avevano voglia. Voi dite, l'hanno fatto per grattare. Secondo me, dopo tanto tempo che tu hai fatto la se facevi per grattare, facevi le maranzate con col pagante, dai. Tu non sei lì, Club Dogo. Ah, tu non sei lei, perdonami. Non sei la cocaina, non mi va tu bene. Non sei lei, no, tu non sei la mia cucaraccia amorosita. Se da non fare non dire, ti scrivevo a mano queste linee per non morire. Su che fino alle 6 perché tu sei lei. Scusa, su che produzione me lo stai dicendo? Sveglio fino alle 6 perché tu sei lei, quindi dedicata alla musica, ancora sta retoricona? Andiamo a sentire. Me la rimandi indietro detto e te dedicata all'eroina. E te ne stai un po' zitto anche, grazie. Sì, ma non stiamo parlando un cazzo del disco, tecnicamente parlando. Qua parliamo di produzione che di c'è film. Una canzone super quasi per adesso d'amore su una produzione cattivissima. Pensiero sposto e lancio addosso ogni oggetto, do fuoco al qua in tetto. Super sex, droga e sex, puce il setto. Non fa forte un cazzo, dico quello che non devi. Tu puoi chiamarmi daddy, ho soldi dentro i baggy al tratto. Sappi quando ti scopro come se ti odiassi. Il volume quando ansi mi sovrasta sti bassi. Ho sempre fatto delle cose da non fare, non dire. Ti scrivo mano, fighissima. Per non morire, sì. Inizio dolce come con la droga. Lei dice prova e mi guarda mentre si tocca. Mentre lo prende in bocca. Non è più fare l'amore come di accendere una siga. Non ha lo stesso sapore. Ci svegliavamo freddi. Se vuoi ti metto incinta e lo riconosci il tuo ex. Quando noi stavamo insieme era tutto meglio, era real. Mi scorrevi ti conviene, a meno che non paga bene. Oh. Ma è la mia canzone preferita. Uno schifo verso la prostituzione di cui sono i maggiori azionisti degli ultimi 10 anni. Va bene. Guarda, secondo me non è soltanto non so, la prostituzione. Primo ascolto ci è arrivato questo, ma una delle.
Cosa è arrivato a te? No, parla anche delle ex, parla anche di chi si mette al posto del, di qualcosa, anche te stesso che dai priorità a qualcosa di sbagliato. Non è semplice, come dici tu, cioè il primo ascolto non è semplice. Ti arriva solo alcune cose. Le più superficiali al primo ascolto. Esatto. Però il mood molto 98. Sì, ma molto figo. C'è un rientro, quindi non so se questa dice... batteria si diceva Charleston piuttosto. No, Charleston no, quel piatto strisciato che c'è anche nel jazz, credo che sia, ha un nome e adesso mi sfugge. Aiutatemi raga, un lapsus. Scriveteci qua sotto, è molto raga, figo e andava molto di moda. Io penso che a livello di produzione, a livello di testo, di crudezza, del non commerciabilità del pezzo, questo sia il mio preferito in assoluto. Vabbè sì, solo perché sei... In assoluto, solo perché voglio fare tutto l'alternativo ogni volta. Contro le donne. Contro tutto, perché qua è contro tutto, non è più soltanto contro le donne, parliamo solo di... Ma anche di... contro loro che hanno questa... Comunque sono in una situazione che disprezzano, ma ci sono dentro anche loro. Possiamo allo farla stesso tempo, allo stesso... Sì, perché qua dici, è come... C'è una canzone che diceva, mi piacciono i mitra perché possono sparare i fascisti e possono sparare anche a noi, no? Bello. E dire, sì, io denuncio una cosa che mi fa schifo, ma allo stesso tempo so che ci sono invischiato anch'io. Quindi è anche un'autocritica. Cioè, una consapevolezza di essere parte di un qualcosa di marcio che comunque ti fa schifo, però che alimenti anche tu, tuo malgrado. Allora, società, parliamo di veramente di politica a questo punto. Cioè, sì, parliamo non di politica di politici, di parliamo di politica. Impressioni sul sociale, sì. Sociale. Bello. Frate. Ma io volevo mettere in playlist, però. Questa. Minchia suonarla. Io sta violenza di suono. Ti metterei. Vediamo, frate. Dice che non mettiamo un cazzo, mi ascolto tutto il disco. Toglietemi sto disco. Domani dobbiamo lavorare, non è che stai tutto il giorno a ascoltare il disco e a giocare a Zelda, eh? Quello farò. No. Io già te lo sto. Ah. Un'altra volta, un'altra produzione di Cristo. Io non sono un porno come te, frate. Per Pallanzasca della rima, frate. Non ho mai fumato quelle basi, frate. Vado di Milano, frate. Però ce l'ho fatta da andare lontano, frate. Da quando in ski con 24 di cerchione, frate. Quattro pregiudicati gridano il mio nome, frate. Ma le coltellate, questi lati guardi di cartone, frate. Che sei la... Vedi quando... Come risulta quando in America usano... Al posto del con le chiusure, non è che la chiudono solo con frate, cioè tutta la chiusura prima anche. Ridondante come stile, però molto americano. Sì, ma loro lo facevano spesso anche. Sì. Era prima zio. Non mi dispiaceva, solo che quando l'ha iniziato a fare era già roba per tamarri. Quindi sì, un pochettino. Sì. Però musicalmente ha sempre suonato sta roba. Sì, però frate è già. Frate, ma perché c'hai tante. Puoi è farti più bro, tante... È più bro che. Il mio stile, il mio show, frate. Mi hanno pagato il Lambo, non errate, frate. Spoiler, sono ancora vivo, frate. Guarda, c'ho 10k, è diventato noi questo gioco, frate. Io non sono un babbo come te, frate. Quel pura cocaina, frate. Io Madonna. Non sono un babbo come te, frate. Comunque se, cioè, 2000 euro un piumino di merda t'hanno inculato. Cioè, bro, se paghi 2000 euro in Moncler, cioè, t'hanno inculato, è un piumino di merda. Ah, sì, ma questo fa... lì. Cioè, sono schiavi della fashion. Cioè, io non so se ti senti figo. Cioè, 2000 euro mi ci chiudo qualche debito. Va bene. Dai, indelebili. Indelebili e chiudiamo. Porca poi con le due. Facciamo. Che figata incredibile. Oh, le faccette le avete viste. Adesso poi magari facciamo anche due conclusioni alla fine. Sì, però prima di chiudere, noi da quest'anno vorremmo per i dischi importanti fare due ascolti. Mm-hmm. Cioè la settimana dopo. Lo faremo sicuramente in live su Twitch. Poi lo annunciamo su Instagram. Quindi seguiteci su Instagram per sapere quando la facciamo. Sì. Ma aspettatevi poi settimana prossima, se non sbaglio, o venerdì o sabato. Adesso capiamo. Facciamo uscire un'altra di queste non reaction, come dire una settimana dopo cosa è cambiato la relisten, perché sai il primo ascolto è sempre quello sincero, che poi lo riascolti con l'orecchio un po' più pulisci l'orecchio e non vale ascoltartelo una settimana di fila e poi venire a fare il sapientino. Lo farò, non posso, dai, non mi puoi far non ascoltare questo disco, cioè io adesso devo andare a correre, me lo devo ascoltare, non mi sono rotti i coglioni di correre dietro le banconote. Sì? Dai, indelebili come i pennarelli. Il basso Motown. Questo è un incubo nel sonno della ragione. Risco se tagli nelle vene di fianco ad un Rolex finto. Giovani nati morti si fanno i selfie con l'Enestler. Questa musica non parla di niente senza conflitto. Questa è l'epoca delle cripto e apocalisse.
eucalipto. Artisti sento, è la notte del lungo addio. Fermi dentro un buco nero, la particella di Dio. Questo tempo è sanguinato. Chi è lei? Penso che la vita è bella e la gente che è una merda. Hai atterrata da Marbella, agenti ti sono grati. Che parli, parli e rinformi gratis. Tipe psicopatiche che fico. Non cancellano persone, poi cambiano libri e film. Più che l'intelligenza artificiale. Oh, ma aspetta. Che complottismo, qua. Aspetta, ehi. Aspetta. Perché non hai sentito la stessa fa dopo? Io già la so. Me l'hanno spoilerato. No, io ho fatto. Me hanno spoilerato la frase. Io ho non fatto il pezzo. Uno Serpentones. Sì, per evitare di qualsiasi spoiler. Cos'è che devo aspettare? Che sta descrivendo la società. Che è una delle canzoni più belle del disco. Prima è quella con più contenuti che ci interessano. Che interessano tutti. Perché ti dice, oh, guarda che. Ma sai che ti dico? Ah. È che non è nemmeno una roba da rottura di cazzo. No. No. Cioè non mi stai facendo il sapientone, il bacchettone di sto cazzo. No, il maestrones. Ti stai dicendo che sono un cogliones proprio. Vai. In città respiro mare da fare. Mi entrano nel gel pensando che vendo pezzi. Trovano solo il mio uccello e mille fighe in cui esco. Si va per ammestrati essere buoni. Non è che se guardo le ore su un roli, sti giorni sono migliori. Questo tempo è... Che produzione, ragazzi. Fate come i veri b-boy, prendetevi queste spezzoni finali, ve li tagliate, ve li mettete a loop e imparate a rappare. E poi se volete gli scratch mi chiamate e ve li faccio io con la bocca. Ma imparate a rappare su queste robe, visto che non si fa più. Non scaricatevi le basi di merda su YouTube che non valgono un cazzo. Type beat, copiati, le ricopiati, prendetevi, prendete questi pezzi di campioni, ve li loopate e vi mettete sopra e ci fate freestyle. Io vorrei che questa settimana su Instagram vi tagliate, che cazzo ne so, la parte di Indelebili piuttosto che la parte di... Sbatti, qual era prima? Sbatti, Milli. Fate un freestyle, ci taggate Arcade Boys, i più belli ve li ripubblichiamo sui nostri social. Yes. Perché questo è veramente fare il rap, fare l'hip hop, fare bravo, mi piace. La condivisione, fare anche promo a uno stile che sembra essersi dimenticato, ma in realtà forse c'è più bisogno di questa roba adesso sì. che nel 2016. Ma proprio per il quanto riguarda l'unità, l'idea di completezza di produzioni fatte da produttori e rapper che si scrivono le cazzo di strofe da soli. Quanti pezzi commerciali da radio in questo disco? Ma se proprio vogliamo tirarla per i capelli? No. Forse? Guarda che ci sono i tre featuring. I tre featuring sì? Non sono comunque commerciali come sound. No, il King vuol of dire the Jungle, che tu, vuol dire che tu pulita. Tu, Club Dogo, con questo disco hai fatto piegare le radio a passare del vero rap. Perché le radio le measure, non sappiamo se poi passerà in radio questa secondo roba. Te una radio non ti passa il disco di Club Dogo con Sfere Basta? Sì. Sei matto? Ma più che quella con Sfere Basta, secondo me ci sono altre robe, Ma lascia stare, ragiona da un disc jockey stupido, babbo di ma minchia. Ma che cazzo sei un disc jockey? Ascoltami, ragiona come un vecchio coglione che fa la radio come i babbi di minchia che ha 50 anni, che manco li ascolta i pezzi e deve solo mandare la roba che gli dicono perché vede i nomi. Sì. Tu hai fatto piegare questo tipo di radio che ho sempre detestato, perché c'è Radio Bella e Radio Cancro. Esatto. Tu hai piegato questi tipo di radio a trasmettere del vero rap. Perché figurati se tu ti perdi degli ascolti non mandando neanche un pezzo di questo disco. Che pazzia. No, capito? Che pazzia. Quindi questa è una grande cosa. Questo è un bel disco. Non so se in proporzione sia meglio questo o quello di Sfere Basta, perché Sfere Basta con quello che aveva fatto prima mi ha stupito un sacco con l'ultimo disco. Dai Club Dogo avevo già un'aspettativa altissima, l'hanno mantenuta. E quindi secondo me quest'anno in classifica, cioè tra questi due, non quest'anno, però sì, tra questi due dischi è veramente un testa a testa. E voi sapete che a me a Sfera non è che mi è piaciuto, però sono anche corretto nel dire che quando una cosa è bella è bella. Ti do la mia. Sfera, avevo già sentito Sfera e Basta, te l'avevo detto anche di ascoltarlo, sì. Sapevo che ci potevano essere dei testi. E ma mai nel boom bap l'avevo sentito io. Qualcosa nel boom bap l'avevamo sentito, e anche in un freestyle l'avevamo già sentito. Io su questo non avrei dato un euro. Io fino a ieri sera dicevo a Federica, paura. Ho una voglia di sentirlo ma mi sto cacando sotto, poi che cazzo dico? Se è brutto cosa faccio? Cioè io che adoro questo sound, io che adoro questa roba, se è brutto mi viene male a me dire che fa cagare. Perché? Perché...
tengo così tanto a questo tipo di suono. Che non è, e per questo ti dico che per me questo è il miglior disco che potevo ascoltare. È il miglior disco che potevo ascoltare. Sì. Non mi aspettavo niente. Fino al secondo pezzo ho sempre pensato che minchia, adesso ti fanno la merda. Ci sono pure gli scratch. Sì, ormai è diventato da quando abbiamo tirato fuori sta cosa, eh. Però hai capito, vai a far capire che comunque le origini sono quelle. No, ma il problema è, tu non sei lei. Anche sì. Tu non sei lei, è un problema. È una traccia che è un problema. Questa traccia è... Allora, raga, io nella playlist Top Alternative Arcade metterei In Sbatti, perché è quella che mi ha preso di più. Sì, ci sta. Sta. No, ma era proprio il ritornellone alla Kenshiro. Sì. Però è molto vicino al mio vivere. Sì. Io te la metto, Top Alternative Music by Arcade Boys. Se metto quella, io in questo disco non ho ancora scelto qual è, mi piace. Me ne vuoi sentire le prime due? Sono il grande. Perché non te l'aspetti, te la faccia. Sì, sì, sì. Però tu non sei lei. Se volessi veramente fare. Sì, è quella più. Il B-Boy d'assalto, l'hardliner. Secondo me quella è proprio. Ma è molto nella tua attitudine quella. Poi la musica è molto personale, al di là dell'oggettività di una roba fatta bene. Bravo. Poi a seconda di quello che dici in una canzone prenderà delle corde che ognuno è diverso e ognuno vibra a vibrazioni diverse. Aspetta, Gue. Gue. Come ti è sembrato Gue? Impastato. Sì. Però? No, no, tutti bravi, che cazzo dire? No, vorrei definirli, nel senso, Don Joe mi ha stupito talmente tanto per tutto quello che ha fatto, sappiamo che è un bravo produttore, dopo tanto tempo la voglia ancora di fare della musica di qualità. Guarda, cioè, puoi dire solo una roba, Club Dogo. Sì, Club perché Dogo. Non li puoi scindere, non li puoi dividere. No, ma proprio Club Dogo è questo. Club Dogo bello, Club Dogo figo, giusto, fatto bene, viene serio, serio, Club Dogo non ce serio. Ne saranno più. Ma che cazzo, di tu sei sempre negativo, ma non ti coglioni. Ma non ce ne negativo, più. Pessimista, fatalista. Ogni cosa, oh, sento una cosa bella, oh che merda, non ce ne sarà più, non si tornerà più, tutta la merda per te, porco Dio. Basta! Io vivo su questo piano. Sono usciti solo dischi belli quest'anno, ogni disco, oh che merda, non ce ne sarà più. Basta, vivi nel presente, emo di merda. Allora, oh. Carlo, è finito di ascoltare la musica dei rapper, trapper, jazz. Sì, ho fatto il disco di queste cose. Adesso è una figata. Dai, fammi un favore, ascoltami. Dimmi. Mi devi portare un pacco. Pacco? Dove? Pacco, tu abiti ancora lì, non c'è mercato. Sì, allora vai a Calide e mi porti un pacco. Ma perché devo portare un pacco? Te ne frega cosa c'è il pacco? Mi stai tutto incarabinierando, da quando stai col Daniele. Ma no, però mi fai portare la roba, la gente. Ma questo pacco, non per i coglioni. Carlo, dai, dai, non posso arrivare per te, ma scusa, di fame. Poi, ma no, non è che non divento grande. Non cresco. Sì, vabbè, ma io non lo so.